Sono molto contento, sono molto orgoglioso, vedo quello che hai detto pure a Oronzo, confermo, e sono anche contento di poter scendere domani in campo con la faccia da capitano, sperando pure di vincere questa coppa insieme ai miei compagni. Preparazione abbiamo fatta lunga, abbiamo lavorato bene, quindi non abbiamo perso neanche una partita amichevole, quindi ci siamo preparati bene, abbiamo lavorato bene e come detto domani è il nostro primo obiettivo che vogliamo dare massimo e di portare questa coppa a casa. Ogni giocatore che se c'è possibilità di giocare una finale non ci serve i giocatori che ti caricano, quindi finale vuol dire tutto, quindi se no sei carico quando c'è una finale che non lo so quando deve essere. Quindi, non è che devo caricare qualcuno giocatore perché domani sono finale, quindi sappiamo tutti quello che dobbiamo fare e come. Paura non devi avere sicuramente da nessuno, neanche da Juve, però sappiamo che Juve è sempre favorita, è squadra più forte in Italia, quindi è difficile batterle, però noi, come detto, ci metteremo tutta, abbiamo fatto bene, ci siamo sempre preparati bene. Abbiamo giocatori forti e speriamo che domani riusciamo anche a battere questa Juventus. Sono ragazzi splendidi, sia Marusic che Leiva, come tutti gli altri, quindi si sono integrati benissimo nel nostro gruppo. Stanno lavorando bene, come ha detto Mister prima, poi è l'ultima cosa che tocca quello in campo, quindi domani non lo so chi giocherà. Però qualsiasi giocatore domani scendere in campo penso che darà il massimo, questo deve essere normale. E contro Juve appena sbagli una piccola cosa che ti costa di prendere gol. Quindi noi cercheremo di evitare questi errori che abbiamo fatto in finale e quelle occasioni che avevamo in finale di fare gol domani, quindi queste sono sicuramente le cose importanti, di non fare errori e quelle occasioni quando ce l'abbiamo di sfruttarli al massimo. Ma al di là se sei capitano o non sei capitano della squadra, io penso che devi dare sempre il massimo, questo deve essere è normale perché siamo pagati per questo e dobbiamo dare sempre il massimo, quindi l'anni dico. Quello che ha fatto la Lazio sicuramente è una cosa positiva, diventare un capitano non è una cosa semplice. Ringrazio pure i miei compagni, grazie società, anche a Mister per questa opportunità che mi hanno data di essere un capitano della Lazio, però io non mi fermerò e non mi fermo e gioco come ho giocato in anni precedenti.